Filiberto Caponi, eccolo qua. Allora Filiberto, molti sostengono di aver avvistato o visto extraterrestri, alieni, ma lei ha questa particolarità, dice di averli fotografati, di averli addirittura attentamente osservati. Esatto. Io qua ho due fotografie, io la faccio vedere, le faccio vedere la prima, che cosa sarebbe? Filiberto vive nei paraggi di Ascoli e visto che siamo solo a pochi scalini di distanza dalla Fortezza Pia, decidiamo di incontrarci proprio dove altri prima di lui hanno detto di aver incontrato esseri alieni. Quando io ho sentito parlare di questo caso, l'avevo sentito quasi un po' distrattamente, poi mai avrei immaginato che qualche anno dopo, diversi anni dopo, nel 93, mi accadesse quello che mi è accaduto. Ero sicuramente una persona diversa, perché questa cosa ovviamente mi ha cambiato. Ho dovuto rifare un po' i conti con tutto. Quando succede qualcosa del genere, che succede a chi la vive? Succede che si va in tilt perché, a parte la paura, ma è un tipo di paura, Luigi, che non è una paura che noi conosciamo, tant'è che io qualche anno dopo ho dovuto fare i conti con gli attacchi di panico. Sapere di non sapere, per Socrate, era l'unico approccio razionale per interpretare ciò che ci circonda. Non so cosa abbia visto Filiberto, ma in passato avrei voluto essere al suo posto. Le montagne che circondano Ascoli sono quelle della mia adolescenza e mai avrei potuto immaginare di vivere una storia simile a questa proprio dove un tempo sognavo di farlo. Quello stesso anno i piloti di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Pescara misero a verbale di aver rischiato l'impatto con un essere umanoide in grado di volare fino a 500 metri d'altezza. Io avevo solo 18 anni, ma ricordo che vennero riportati molti avvistamenti bizzarri in zona. Lo stesso Filiberto sostiene che prima di essere riuscito a fotografarlo aveva incontrato più volte quell'essere misterioso. Purtroppo, da allora, il nostro amico, all'apparenza molto sofferente, ha smesso di farsi notare. Fatto sta che non saremmo qui a parlare d'alieni se Barack Obama e la NASA non avessero ammesso che c'è una piccola percentuale di avvistamenti che nessuno è in grado di spiegare. Thank you so much. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. Oggi però Pretare, il paese dove vive Filiberto, non esiste più. Permesso? Il nostro tessuto sociale è stato sconquassato da un evento sismico che c'è stato nel 2016. Purtroppo le strutture sono andate giù. Noi ci occupiamo di restauro pittorico, abbiamo una società da oltre 20 anni. Ci occupiamo anche di terracotta, di ceramica, insomma l'arte un po' a 360 gradi. Ovviamente dopo quello che mi è successo non potevo non disegnare quell'affarino che mi ha cambiato la vita. Giustamente, molte persone hanno detto, vabbè, ma questo qui ha manualità con l'arte, con le materie plastiche, eccetera. Chi mi dice che questo qua non si è inventato tutto, non ha fatto il pupazzetto e si è creato una storia del genere? E forse avrei pensato la stessa cosa all'inverso. Però io con questa storia ci devo fare i conti, perché ha cambiato la mia vita, anche il rapporto, in buona sostanza, con i miei compaesani. Tra l'altro, mostrando quelle foto, è successo un pandemonio. Cosa hanno fatto i carabinieri? Cosa hanno detto? Si sono presentati a casa con un mandato di perquisizione, di sequestro delle fotografie, infatti sono stati da loro 5 anni, e sono stato indagato per diffusione di notizie atte a turbativa della quiete pubblica. Tu rinnegasti? Diciamo, rinnegai in parte, nel senso che per loro era buono il fatto che io avessi visto qualcosa, non c'era niente di male, ma nel momento in cui tu lo mostri la gente si spaventa e pare che loro avevano intercettato anche con diversi gruppi di persone che si avvicendavano in queste zone per cercare di acchiappare questo esserino vivo o morto. Non le apro spesso, eccole qua. Queste non sono state scattate tutto lo stesso giorno, la storia considera che si è svolta nell'arco di 6 mesi. Tra l'altro questo è un posto non solo ricco di storia, di cultura, ma anche ricco di leggende. La leggenda della Sibilla nasce qui. Non è la prima volta che io vengo da queste parti e anche la volta prima, quando ho girato sui Sibillini, era pieno di storie, un po' strane. Questo è un posto strano. Magico. Mo' gli alieni, ma prima le fate, la Sibilla. E la cosa incredibile è che
mentre la gente giustamente è orgogliosa anche delle sue tradizioni, quindi anche delle sue leggende, però se gli parli di una cosa come quella che è accaduta a me, si fanno un po' fatica ad accettarla, quasi se ne vergognano. Quindi non c'è problema con la fata, con la zampe caprine, ma c'è problema se gli parli di una creatura non identificata, probabilmente proveniente da altrove. Ora io non voglio convincere nessuno, perché non è che la mia mission è quella di convincervi che questa storia è vera. Io vi posso solo dire che mi è accaduto, è successo davvero, ne ho le prove. Questi erano i divisori di casa mia e le foto per la prima volta sono state fatte di lui che veniva da quella parte. E poi successivamente vidi che era seduto lì. Questo era il punto. Quello lì era il punto esatto. Ma qui c'erano altre persone e tu sei l'unico che l'ha visto, perché... Io non sono l'unico che l'ha visto. Visto il trattamento che fu riservato a me, molte persone non sono state più disposte a tornare sull'argomento, perché poi si sentivano additate come persone che raccontavano magari fandonio. Io, tra l'altro, in cuor mio ho la sensazione che non è stata detta la parola fine. Quindi se dovesse tornare sarebbe benvenuto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Se qualcuno lassù fosse in ascolto, è pregato di prendere nota. Nel caso ci fosse un'altra missione da svolgere in Ascoli, noi siamo pronti.